Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi facciamo un video spacchettamento perché ho questa scatola che mi è appena arrivata e io la volevo aprire con voi. Sono dei prodotti cosmetici che ho ordinato e poi all'interno c'è anche il calendario dell'avvento Essence che io desideravo avere, ma se avete visto il video che ho fatto dedicato ai calendari dell'avvento Beauty, vi avevo detto che era esaurito e non ero riuscita a trovarlo, invece sono poi riuscita a trovarlo e quindi l'ho comprato. Ed è un calendario che ancora ovviamente non ho aperto perché è ancora dentro la scatola e ho pensato di aprirlo con voi. Ovviamente non aprirò tutte le 24 caselline, altrimenti il senso del calendario dell'avvento si perderebbe perché il senso è proprio quello di andare ogni giorno ad aprire la casellina. Però adesso lo apriamo insieme per vedere come è fatto all'interno. Poi dopo Natale, quando avrò aperto tutte e 24 le caselline, vi farò un video invece a parte, specifico sul calendario dell'Avvento Essence e vi farò vedere ogni cosa che io ho trovato all'interno del calendario. Prendiamo le forbici e apriamo la scatola. Allora, la prima cosa che io volevo farvi vedere è la scatola del calendario dell'avvento, poi però magari lo apriamo alla fine del video, così faccio uno zoom e ve lo faccio vedere meglio, perché adesso così sono sul divano e verrebbe fuori un po' macchinoso. Però devo dire che già si presenta molto bene perché eccolo qui, è il calendario Essence dell'avvento, è veramente bello, io questo calendario lo desideravo perché mi piaceva e devo dire che visto così, anche se ancora è chiuso, però devo dire che rispetta assolutamente le mie aspettative perché è proprio come me lo aspettavo. Quindi alla fine del video lo andiamo ad aprire insieme, ve lo faccio vedere un pochino più nel dettaglio. Ecco, adesso che ho tirato fuori il calendario della Essence, direi che la scatola è praticamente vuota, nel senso che tutti gli altri prodotti che ho preso sono piccolini come dimensione, quindi si stanno perdendo all'interno della scatola che era grossa perché doveva appunto contenere il calendario Essence. Allora, io direi che possiamo restare sempre su Essence, così vi faccio vedere tutti i prodotti Essence e poi passiamo alle altre marche. Allora, della Essence devo dire che ne ho prese parecchie di cose, sono quasi tutte Essence in realtà. Allora, in questa scatola abbiamo soprattutto tanti rossetti, ma ci sono anche cose per gli occhi, quindi partiamo dagli occhi. Io ho preso per gli occhi questo nuovo prodotto della Essence che fa parte della nuova collezione, che è il Metal Art per sia occhi che labbra, che è questo grigio. Sicuramente se avete visto qualche video che io non ho fatto, ma comunque qualche video di altre ragazze sulla nuova collezione Essence, sapete che è uscito questo prodotto che va bene da mettere sia sugli occhi sia sulle labbra. Io nello specifico l'ho preso per gli occhi, perché comunque un grigio nero sulle labbra a me non piace, sembra troppo scuro e comunque non è il mio genere, non è il mio stile di trucco e quindi sicuramente non utilizzerò questo. Però insomma non lo utilizzerò sulle labbra, però sugli occhi invece mi sembrava carino e l'ho preso da mettere in abbinamento all'altro ombretto glitterato in crema che è il Metal Shock della Essence, che è questo appunto, questo grigio così grigio, sembra quasi un grigio azzurro, insomma è un colore un po' particolare. A me piaceva comunque questo colore, quindi ho deciso appunto di prenderlo. Dentro c'è il suo pennellino che è fatto così e si può ovviamente andare a creare poi la sfumatura. Quindi poi proverò a realizzare appunto un trucco con questi due prodotti e vediamo che cosa verrà fuori. Poi ho preso, indovinate un po' cosa ho preso? Un ombretto. Chi l'avrebbe mai detto? Se cominciate a conoscermi e seguite un po' i miei video, sapete che io adoro gli ombretti. Quindi ho preso un ombretto, l'ho preso di questo colore sull'azzurro, è un ombretto in polvere, è questo. E volevo appunto provare questo colore. Non so ancora se come base o se lo metterò sopra, però
Però, insomma, era un colore comunque che io volevo provare. Questa è la scatolina, la confezione intera, appunto. Passiamo alle labbra. Allora, per le labbra, io ho preso un rossetto della nuova collezione Matte 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 della Essence, che è il Vibrant Shock Verde. Allora, ragazzi, io non ho preso un rossetto verde, eccolo qua, è molto scuro, tra l'altro. Spero che lo vediate. Io non ho preso un rossetto verde perché ho intenzione di mettermi un rossetto verde sulle labbra perché secondo me è troppo scuro. Però l'ho preso perché ultimamente sto sfumando molto i rossetti, quindi sto combinando colori diversi e sto andando a creare io dei colori che vedo magari sul momento, sulle mie labbra mi piacciono. E quindi sto andando appunto a creare queste sfumature con rossetti scuri e chiari che vado ad unire per poi creare un colore ovviamente non troppo scuro, non troppo appariscente, ma comunque un colore che possa piacermi. Adesso quello che ho sulle labbra è un semplice rosso in realtà, però ultimamente li sto un po' sfumando e volevo provare a vedere che cosa verrà fuori sfumando i colori che io ho con questo verde così scuro, quindi andare a mettere uno strato leggerissimo, quasi invisibile di verde, provare a sfumarlo con altri colori per vedere se viene fuori un effetto che può piacermi o meno. Se non dovesse piacermi, pazienza, vorrà dire che non utilizzerò questo rossetto verde, però insomma era una prova che volevo fare. Poi ho preso altri due rossetti che sono della linea Share Shine Prisma Glow, il numero 17 e il numero 18, che sono questi due colori. Questo è un viola molto glitterato. Ora io credo che voi non lo vediate in questo momento dal video perché è un colore veramente molto glitterato, ma dubito che si veda dal video. Poi magari vi metto una foto così riuscite a vederlo meglio. E l'altro che è sempre dello stesso genere, che però invece è marrone più scuro. E questi invece sono due rossetti, due colori che io comunque porto e indosso volentieri. E poi magari, ripeto, vi metto una foto perché secondo me non si è visto granché. Comunque questa è la confezione nella quale si presentano e sono veramente molto carini. Poi restiamo sulle labbra, ma cambiamo marca. Questa volta parliamo di NYX. Vi faccio vedere prima quello rossetto blu di NYX che ho preso, questo qua, che vediamo se ha anche un numero, sì, ha il numero 17 ed è un ombretto, scusate, un ombretto, un rossetto così con il pennellino ed è blu molto scuro, io poi non so come sarà sulle labbra, ma anche questo io l'ho preso per fare lo stesso esperimento del quale parlavo prima, ossia andare a creare delle sfumature chiaroscure. E quindi ho preso anche questo blu della NYX. Tra l'altro, io i rossetti della NYX non li ho mai provati perché è una marca che comunque non utilizzavo e me ne hanno parlato così bene che ho voluto appunto provare anche la NYX partendo dai rossetti. Poi ho preso due rossetti matte che sono sempre NYX, uno è il numero 21 ed è un nude. È un nude che comunque è molto neutro, diciamo, insomma mi piaceva questo colore. E poi invece ho preso il numero 7, che invece è un rosso mattone, che è un rosso mattone e deve essere abbastanza simile a quello che indosso adesso, che è questo, che mi sembra comunque un bel colore anche questo. Spero che lo vediate perché c'è una luce che non mi piace, però insomma questa è la luce che ho. Poi ho preso, tornando un attimo a Essence, ho preso una terra mosaico per il viso, la avvicino, terra mosaico per il viso, e poi ho preso un altro prodotto di una marca che io assolutamente non conosco, è scritto tra l'altro in giapponese, quindi non capirò mai come si utilizza questo prodotto, e sono i cerotti che vanno a curare l'unghia, quindi cerotti curativi per le unghie, almeno questo era quello che c'era scritto sul sito. Perché ho preso questi cerotti? Ho preso questi cerotti perché, come voi forse avrete notato, io non ho lo smalto sulle unghie, non ho neanche le unghie finte in questo momento,
perché ho un problema alle unghie. Devo comunque aspettare che mi ricrescano un pochino, devo aspettare che la parte danneggiata, appunto, cresca in modo da poterla tagliare. Perché ho delle unghie in questo momento che sono abbastanza distrutte. Ho avuto, non so se avete visto un video in cui parlavo delle unghie finte, un piccolo problema in cui appunto mi si sono spezzate praticamente tutte le unghie, quindi le ho tenute corte, però oltre a spezzarsi erano abbastanza rovinate. Quindi insomma sono in un brutto momento con le unghie, diciamo. Quindi adesso ho deciso di lasciarle un attimo naturali, di farle crescere, poi tagliare appunto la parte. Quella danneggiata e poi tenermi la mia unghia sana sotto e riprendere appunto a mettermi lo smalto, a fare tutte le cose, però in questo momento non lo posso fare. Quindi tengo le unghie normali e ho comprato appunto questi cerotti curativi per le unghie che non ho idea di come si utilizzino, dovrò andare a vedere qualche tutorial, anzi se voi lo sapete scrivetemelo nei commenti. E provo a vedere se magari funzionano, se mi possono accelerare un pochino il processo di guarigione, anche se sicuramente non fanno miracoli, però insomma volevo provare questi cerotti curativi e vedere che cosa succede. Questo è il prodotto, non l'ho ancora aperto, non lo apro in questo momento perché ho paura che poi siano quei prodotti che una volta aperti poi vanno utilizzati subito e quindi io lo volevo provare questa sera quando, prima di andare a dormire, così almeno non devo utilizzare le mani e vedere un po' se insomma come mi ci trovo. Insomma, poi vi farò sapere anche questo, vi farò la recensione anche su questo. Adesso siamo arrivati al momento di aprire il calendario dell'avvento Essence che abbiamo lasciato per ultimo. Eccolo qua. Allora, io pensavo di fare uno zoom per farvi vedere meglio tutta l'apertura del calendario. Quindi, insomma, mi sposto un attimo da qui, andiamo sul mio tavolo e andiamo ad aprire insieme questo calendario. Ok, siamo sul mio tavolo, qua c'è il calendario, ci sono qua le forbici, tra l'altro sono molto carine, guardate, hanno tutti i gufetti. Allora, qui è tutto incelofanato, quindi io cerco di aprirlo possibilmente senza rigarlo, perché sarebbe veramente un peccato. Ok, andiamo a togliere tutto l'involucro che lo va a proteggere, quindi apriamo. E vediamo com'è dentro. Sono veramente curiosa di vederlo, anche se ho già visto delle immagini, però sono veramente curiosa di vederlo dal vivo. Questo è il calendario, come si presenta, e andiamo ad aprirlo e a vedere com'è fatto. Wow, ragazzi, è veramente bellissimo, è proprio come io lo immaginavo. Spero che voi riusciate a vederlo abbastanza bene. C'è qui l'albero di Natale, poi c'è proprio questa, è praticamente un salotto, va a rappresentare un salotto, c'è laggiù la finestra, c'è il tavolo, qua ci sono tutte le finestrelle, ad esempio, vedete qua c'è la 14, la 8, la 12, là c'è la 6 e si vanno poi ovviamente ad aprire le finestrelle, vedete che qua c'è proprio l'apertura, vedete? Magari non si riesce a vedere bene, però comunque qua è tratteggiato, si può andare ad aprire e poi dentro ovviamente ci saranno tutte le sorprese, appunto. Sono veramente curiosa, ragazzi, di vedere come è fatto dentro, che cosa ci troverò dentro, perché davvero un calendario di questo tipo io non l'avevo mai avuto e sono veramente molto curiosa. Comunque, aspetterò ovviamente il 1° dicembre, lo farò poi tutti i giorni appunto di dicembre fino al 24 e poi vi farò un video in cui ovviamente vi mostrerò tutto quello che ho trovato nel calendario. Ecco, questo era il calendario Essence, io spero davvero di trovare dentro delle cose carine, poi vi mostrerò ovviamente tutto come vi dicevo anche prima. Adesso mi fermo con questo video perché ho perso la cognizione del tempo e non ho idea di quanto sia durato. Vi mando un bacio, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di mettere un bel like al video se vi è piaciuto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!